La pasta e fagioli a casa nostra è un piatto super gettonato. A nonna piace tantissimo, ma pure a zia Giulietta. Per fare la pasta e fagioli cremosa ci serviranno 200 g di tagliolini rigati, 500 g di borlotti già cotti, potete usare anche quelli in scatola, 400 ml di salsa di pomodoro, mezzo bicchiere di vino bianco, una cipolla, una carota, una costa di sedano, alloro, olio d'oliva, sale e pepe quanto basta e 100 g di cotiche. Oh, per chi non lo sapesse, la cotica è la pelle del maiale. La prima cosa che faccio è sbollentare le cotiche, le tuffo in acqua bollente e nell'acqua che ho già salato aggiungo anche un paio di foglie d'alloro. Io di solito le faccio sbollentare almeno una mezz'oretta. L'alloro serve a togliere un po' l'odore dalla cotica di maiale. Una volta che le cotiche le ho sbollentate, partiamo col soffritto. Quindi in una pentola metto l'olio, taglio a pezzettini le verdure, quindi la carota, questa me la mangio perché quando mi piglia attacchi di fame, ecco, c'è quest'ora, è perfetta e non va manco ingrassare. Il sedano, la cipolla, e le cotiche. Quindi li taglio a listarelle di circa mezzo centimetro. Lo so che forse la cotica è un ingrediente un po' strano, però c'ha un sapore. E poi, siccome stiamo facendo un menù per la festa dei nonni, bisogna che li faccio per forza come vuole lei, se no chi la sente. Porto tutto sul fuoco e faccio soffriggere e rosolare. Quando ero piccola a casa mia si faceva il maiale. Mi ricordo che erano giorni di festa quando si faceva la salata, cioè si preparavano i salumi, gli affettati. E partivano i fratelli di nonna da Fermo, che sta a circa 20 km da casa nostra, perché loro erano proprio i maestri salatori. La salata doveva bastare per tutto l'anno, per tutta la famiglia, quindi non potevano esserci errori. Quindi noi bambini ci divertivamo, però per gli anziani era proprio il ruolo di responsabilità e ci dovevano stare con la testa. Quindi ogni volta che uso le cotiche in cucina ho sempre questi ricordi che mi ritornano in mente. Ok, adesso facciamo sfumare col vino. Aggiungo la passata di pomodoro, un po' di sale e la faccio cuocere. Il sugo si è un po' rappreso e quindi butto dentro i fagioli. Bolle anche l'acqua, allora metto un po' di sale e butto la pasta. Io per far prima ho utilizzato fagioli rossi in scatola, però se siete tradizionalisti prendete i fagioli secchi, li mettete a bagno la sera prima, il giorno dopo li cuocete in acqua bollente e poi se mettete un cucchiaino di bicarbonato nell'acqua si cucinano in un attimo. Scolo la pasta, mi raccomando a metà cottura. Una bella mescolata. E li facciamo cuocere fino a quando la pasta non è pronta, quindi ancora 4-5 minuti. È buona pure, bella asciutta così, però a nonna gli piace un po' brodosa, quindi prendo un po' d'acqua di cottura della pasta e la butto in pentola. Così viene fuori una bella cremina sotto. E a fine cottura, un pizzichetto di pepe. Se volete fare una versione piccante, metteteci il peperoncino invece del pepe. Per la pasta e fagioli serve un bel piatto rustico. Io utilizzo questo di goccia. E per fare un bel piatto scenografico, una puntina di rosmarino e una fettina di pane bruscato. Eccola la pasta e fagioli cremosa, che dite? Piacerà a nonna Blandina e zia Giulietta? Io comunque l'assaggio, così vado sul sicuro. C'è credo che è il piatto preferito di nonna. Buon gustaia!
L'ho fatto in casa per voi. Per la pasta e fagioli cremosa iniziamo sbollentando le cotiche nell'acqua con due foglie d'alloro. In una pentola versiamo l'olio, facciamo a pezzetti la carota, il sedano e la cipolla, tagliamo la cotica a listarelle e facciamo rosolare. Sfumiamo con il vino bianco, uniamo la passata di pomodoro, il sale e portiamo a cottura. Aggiungiamo i borlotti al sugo e facciamo cuocere gli tagliini rigati in acqua bollente. Scoliamo la pasta a metà cottura e la facciamo cuocere nel sugo dei fagioli. Aggiungiamo un mestolo di acqua di cottura e un pizzico di pepe. Serviamo con una punta di rosmarino e pane bruschettato.